Ogni santo giorno mi addormento guardando il cellulare e mi sveglio facendo lo stesso. È un istinto automatico oramai. Sono arrivato anche a usarlo per una media di 12 ore al giorno. Follia! Amiamo usare così tanto i cellulari perché rispondono al nostro naturale desiderio di sentirci connessi, amati, parte di qualcosa. Ma vi siete mai chiesti se siamo noi a utilizzare i social o sono i social a utilizzare noi? Io non ci avevo mai pensato perché fino a pochi mesi fa i social per me erano sempre stati uno svago, una forma di espressione. Li usavo per condividere semplicemente le mie avventure, ma senza un obiettivo ben preciso. Poi però il mio progetto è decollato e tutto quello che prima facevo solo per passione era diventato un vero lavoro. Un mestiere nel quale i numeri non sono tutto, almeno per me, ma sicuramente contano tanto e i miei continuavano a crescere. Più crescevano, più mi sentivo responsabile di ciò che avevo creato e più ci volevo lavorare su per migliorarlo. All'improvviso è arrivato il Covid che da girare il mondo mi ha confinato a girare al massimo il mio salotto. Bella botta. Per cercare di dare un senso a questo stop forzato mi sono completamente immerso nel progetto, lavorando anche 15 ore al giorno tra PC e cellulare. Stavo praticamente vivendo una vita virtuale per non pensare a tutto quello che stava succedendo fuori casa. A quarantena finita ho ricominciato a viaggiare, ma mi sono reso conto che le abitudini che si erano create durante il lockdown erano rimaste e io passavo ore e ore sui social anche nel bel mezzo di grandi avventure. Eccolo. Mettere la story su Instagram. Che cavolo mi stava succedendo? Io che avevo sempre desiderato una vita avventurosa, piena di adrenalina, la stavo veramente barattando con like e follow. Avevo bisogno di parlarne con qualcuno. Eccolo! Ciao Diego! Ciao Beppe! Ti avevo accennato al cellulare che è un periodo dove mi sento un po' stralunato. Mi sento morbosamente attaccato al computer, al cellulare, ai social. Addirittura stavo pensando di fare, che ne so, 30 giorni, un mese senza social. Un mese in cui vado offline, stacco tutto, non uso più il computer, il cellulare, non guardo più la tele. Beh, guarda, è una cosa che fanno in tanti, però pochi riescono a fare bene, che è il digital detox. Un momento di stacco dove tu prendi ti distacchi dalla tecnologia per un certo periodo e poi ritorni dopo un periodo di stacco con un'altra testa, nel senso che finora ti sei occupato tanto di quello che accade nella tua vita digitale. Durante la detox ti distacchi da tutto quello, ti concentri sulle tue priorità, come scrivere un libro, fare sport, insomma rimetterti un po' in forma, vivere le relazioni in presenza con gli altri, con i tuoi amici, e poi ritorni alla vita di sempre, però appunto dopo aver fatto un periodo di riallineamento. Per uno che lavora con i social questo può essere veramente un suicidio, quindi forse è meglio cercare di limitare al minimo i danni e chiedere due consigli ai ragazzi di NJ-Lytics. Mi dai green light? Posso fare? Ti do green light perché secondo me tu hai una community forte che ti segue e questo potrebbe essere la dimostrazione che i numeri sono persone. Bello, bello. Staremo a vedere allora. Sono molto curioso. Tu dammi un occhio, cioè se vedi che, non so, tra due settimane... Te lo do l'occhio, ma come faccio ad avvisarti? Infatti non si può fare. Potrebbe rivelarsi un vero disastro questo esperimento, ma poco importa perché sento veramente di averne bisogno, fisicamente e mentalmente, ma soprattutto fisicamente. Sembra una patata. Le tette, raga. Mi sono venute le tette. È il fisico più infelice che io abbia mai avuto in tutta la mia vita. È assurdo. Con lo stesso fisico ci ho fatto l'Ironman. Bene, 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 bene. Non ho mai superato gli 80 kg in vita mia. Bene, 83 e 4. Un bue. In questi 30 giorni non guarderò nemmeno la TV. Ho deciso che il mio passatempo sarà leggere. Senza tele. Però ho bisogno di qualcuno di fiducia che mi consigli i libri giusti. Quanti libri vuoi leggere? Allora, non sono velocissimo a leggere, però mi sono dato come obiettivo 50 pagine al giorno. Ok, beh, wow, 50 pagine al giorno è un sacco. Guarda, guarda che culo. Cioè, Principe del Redaglio, questo libro qua. Secondo me questo qua è un buon libro. Poi andrei su un Tim Ferriss,
quindi Tim Ferriss, okay, tipo Tools of Titans. Poi non puoi non andare su, su qualcosa di marketing, chiaramente. Seth Godin, This is Marketing. E poi in generale sui bias cognitivi, che sono i pregiudizi, okay, che uno ha sempre quando affronta un problema lavorativo, non solo. Il libro si chiama Super Thinking. Basta. In poche parole, basta. Se riuscissi a finire tutti questi libri, esco da questi 30 giorni che sono Warren Buffett. Sei un fottuto fenomeno. Sei tutto. Non so. Credo che in una situazione normale, manco in un anno, riuscirei a finire questi mallopponi. Ma ci sentiamo tra 30 giorni e ti faccio sapere com'è andata. Grande. In bocca al lupo. Buona lettura. Non so se sono pronto, ma domani inizio questo digital detox. 30 giorni senza cellulare. C'ho un'ansia addosso. Non poter controllare i miei social, non poter leggere i messaggi, le email, non poter guardare la tele. È stranissimo. È stranissimo sapere che da domani ritorno al paleolitico. Spero di non essermi dimenticato niente, perché da domani non posso più andare su internet. Buon 2021 a tutti. Non è cambiato niente da ieri, ma si parte con un intoppo. Si parte con un intoppo perché non ho realizzato che oggi è tutto chiuso e volevo comprarmi il cellulare proprio oggi, l'1 gennaio. Volevo comprarmi uno di quei cellulari che possono soltanto far chiamate, ricevere messaggi, però non posso perché è tutto chiuso. In realtà non so se mi sto raccontando semplicemente una scusa perché ho paura di iniziare. La prima cosa che ho fatto stamattina è scrollare il cellulare per ore e ore e ore, pensando, mamma mia, non ci ho neanche pensato, non ho neanche realizzato che fossi lì incollato al cellulare a guardare, e oggi doveva essere l'ultimo giorno. Quindi, ok, questa è la verità, sto posticipando l'inizio di questo esperimento di un giorno, perché non posso comprare il cellulare. Davvero suona come una scusa? Probabilmente lo è, perché ho paura di iniziare questo digital detox. Il giorno dopo però non c'erano più scuse. E quindi questa è un po' la Monte Napoleone dei cellulari. Sì, qualità, affidabilità. Si vede. Non c'è un cellulare rubato. No, assolutamente. Qua niente. Tu sei sicuro che qui io trovo il cellulare adatto a me? Se non lo trovi qua, lo trovi da nessuna parte, perché qua hanno tutto. Questo? Come lo vedi? Nah. No. Dai, bello losco come piace a me, vieni. Sì? Sì, dai. Hola. E stava buscando un mobile sin internet. O sea, los móviles más sencillos que tienes. Questo c'è la mia nonna. No, guarda questi. Questi sono bellissimi. Ah, questo è un mobile de verdad? Sì, mobile, doble tarjeta, también puede escribir mensaje. È minuscolo! Wow! Però scusa, chi usa un cellulare così? Mi han dicho, dimmi se è verdad o no, sì, che esso lo comprano, lo schivano alla carcere. Normal. Esto no, esto es un móvil. Ahí, por ejemplo, un vendedor vende cuchillo, hay gente que usan para matar, hay gente que usan para cortar. Bravo, bravo. Esto es normal. I primi giorni sono stati davvero strani. Mi svegliavo con un assurdo bisogno di dover controllare qualcosa, passavo la giornata con l'ansia di perdermi notifiche, messaggi, email importanti. Ha voglia scrollare questo coso. Ora non ho più distrazioni e ho tutto il tempo del mondo. Devo solo gestirlo bene. E c'è una frase che mi rimbomba sempre in testa quando non mi riesco a organizzare bene le giornate. Failing to plan is planning to fail. Ho appena comprato l'agenda, l'ennesima agenda, perché per me è come kryptonite. Ogni volta che la compro la uso 2 settimane e poi la accantono perché penso di poterne fare a meno. Invece questa volta deve essere il mio alleato per organizzare al meglio questi 30 giorni. Ok, il piano è questo. Sveglia presto, meditazione più esercizi di respirazione. Mi dovrebbero aiutare a caricarmi di energia per affrontare la giornata. Wow. Allora, mi sentivo molto più in controllo del respiro. Di solito il massimo che ho fatto forse saranno stati 40 secondi, sicuramente li ho superati. Magari un minuto e mezzo, quindi ho raddoppiato. Figo. Cioè senti avere un casino di riserva d'aria. Figo. Riproviamo.
corsetta per buttare giù la panza. Che ne pensi invece della mia scelta di mollare i social per 30 giorni? Non ci si poteva parlare, stai tutto il giorno col cellulare, meno male ragazzi, almeno una conversazione. E poi dritto in stanza a scrivere il mio primo libro. È la storia del mio giro del mondo alla ricerca della felicità. E lo sto scrivendo davanti alla Sagrada Famiglia. Non male, no? Mamma mia, non pensavo fosse così fisico scrivere un libro. È da tutto il giorno che sto scrivendo la mia prima storia e ho la testa che mi esplode. Ho cercato di spremerla per ricordarmi tutti i sapori, gli odori, le sensazioni, le emozioni dei miei viaggi. E wow! Bello da un lato perché li rivivo, ma fai uno sforzo pazzesco per ricordarti tutte queste cose. E adesso per rilassarmi, invece di guardarmi la televisione, mi leggo uno di quei bellissimi, leggerissimi libri che mi ha passato il buon Monti. In questi 30 giorni voglio mettermi alla prova su tutto. E c'è una cosa che non ho mai avuto il coraggio di fare. La doccia fredda. Non sono pronto. Non sono pronto. Io non voglio fare. Io non voglio fare questa cosa. Mamma mia che freddo! È orribile, ma ha mille benefici, quindi avevo deciso che avrei resistito per tutto il mese fino ad abituarmi. Basta! Quanto devo stare? Sono già passate 2 settimane senza social, ma la verità è che non mi mancano per niente. Ho creato la mia routine perfetta e sento di essermi riappropriato del mio tempo. Sono 100 volte più produttivo, più sereno, più soddisfatto. Medito, scrivo, mi alleno con gli amici, leggo. Credo che cancellare le cose dall'agenda sia una delle sensazioni più soddisfacenti al mondo. E lo devo scoprire a 30 anni. Alla fine di ogni giornata non vedo l'ora di tirare la riga e dire sì, ce l'ho fatta, cavolo. Era da parecchio che non mi sentivo così. Libero di vivere le mie emozioni senza doverle per forza condividere sui social. Cammino per strada e mi accorgo dei dettagli, di cose meravigliose dietro casa che non avevo mai notato. Mi sento finalmente lì, presente, nel momento. Mi sono perso. Sto andando in giro con questa mappetta e mi sono perso. E proprio mentre tornavo ad emozionarmi sui dettagli, sulle piccole cose che da tanto tempo non vedevo, davo per scontato, mi accorgevo che ciò che avevo trascurato di più negli ultimi mesi erano state le relazioni umane, gli affetti reali. C'era solo una cosa da fare, tornare a casa dalla mia famiglia dopo 1 anno e mezzo. 5:45 del mattino, forse questo è l'imbarco più difficile della mia vita. Non ho un documento ufficiale, ho un documento di emergenza per prendere un volo di emergenza per tornare nel mio paese perché ho perso tutti i documenti e sotto lockdown, sotto quarantena, quindi speriamo mi facciano passare, speriamo non succeda niente. E in più è il più difficile sotto l'aspetto emotivo perché è da 1 anno e mezzo che non vedo la mia famiglia, è da 1 anno e mezzo che non abbraccio mia mamma, è da 1 anno e mezzo che non vedo mio padre, le mie sorelle, quindi sono molto molto emozionato e speriamo che tutto vada bene. E mentre ero in volo ho capito che i social non erano il vero problema, ma avergli dato la priorità su tutto per il desiderio di far crescere il progetto, quello sì. Un po' ingrassato, devi fare. No, non sei ingrassato, devo cucinare un po'. Sì? Sì, tutto quello che piace a te. Ciao Gianni. Oh, ciao, ciao, bello. Oh, finalmente. Guarda, ti posso abbracciare. Posso entrare? Certo, ci abbracciamo qui. Certo, certo. E buon appetito. Rallentare per sentirmi di nuovo padrone del mio tempo mi ha fatto sentire così bene. Quello che ti ho detto. Ok, andiamo. Le altre invece, le altre 2 volte devo trattenere il respiro. Vai. 3, 2, 1. Ma si può che a 30 anni devo entrare a fare le costate? Va. Eh sì, c'è sempre, nella vita non si finisce mai di imparare. Senza paura, spingo? Senza paura, così. Abbassalo un pochino. Perfetto. Vorrei dire di averla fatta tutta io, ma ho avuto una grandissima mano da mia mamma.
Sei felice di correre con me o no? Assolutamente. Sì, sì o no? Assolutamente. Non posso dire altro. Tre. E lo zio è un atleta vero. Ora è chiaro. Sono le cose di cui mi prendo cura crescerà. Marina, non è che mi vomita addosso, no? Ma la vita mi spingerà costantemente a scegliere quali sono le mie priorità. E in questi 30 giorni lontano dai social ho capito che non voglio farne a meno. In fondo sono lo strumento migliore con cui condividere il mio percorso, le mie avventure. Ma la mia felicità risiede nell'equilibrio tra inseguire i miei sogni, dedicare del tempo alle persone che amo ed essere presente. Pronto. Ma nonna. Ah, bello da nonna, dici. Come stai? Insomma, se non grazie a Dio, vorrei essere per te. Ti volevo dire che ti voglio bene. Pure io ti voglio bene, nonna. E scusami, scusami se non ti chiamo spesso, però ti voglio tanto. Però ti ricordi da me, vero nonna? Sempre mi ricordo di te. Di piccolino che venivo sempre qua. Ma hai cresciuto tu. Alle 7:30 mi devi far svegliare per fare il pane. Non si può fare la sera, no, il pane. No, si fa la mattina. Oh, ma sembrava più facile vederlo sì, da sì. Te, eh? Chi me lo avrebbe mai detto? Che potevo passare dei giorni insieme a te. No, non ci pensavo proprio. Ti giuro. Sono così felice, sono rinata, tesoro. Insomma, prima di poterla condividere online, devo vivere la mia felicità offline. Voglio vedere te a mangiare con la mamma, no, tutti i giorni. Tira fuori, tira fuori. No, lo so, è così, è vero.